Buonasera a tutti e benvenuti. Basta! Benvenuti e bentornati a rompimento di palle con la tastiera di Cavini. Bentornati alle, alle nostre costruzioni pazze. Buona Pasqua! E ringrazio come l'altra volta Cavini e Suzzi che si prestano al mio delirio. Buonasera. Buona Pasqua. Sono proprio contento di essere qui. Meraviglioso. Stasera sarò cattivo. E direi di fare così. Usare due dovranno fare due cose di Minecraft e una non di Minecraft. E non è facile. Oggi dovranno fare come prima cosa c'è un Enderman ballerì. Ha fottuto un pezzo di muro. Io lo stimo quell'Enderman. Allora, dovrete fare un tulipano. Aspetta, quale? Quello che ti pare, dai, ti lascio scelta libera. Il tulipano rosa, fai, dai. E dai, un colore uguale, dai. E potete usare solo le fornaci. Oddio. Ehi, le ragnatele! Ma che è sta roba? Che è sta roba? Veramente. Ok, stavolta li vedrò molto pazzi. Va benissimo. Yeah! Va bene, al 3! 3! Via! Partiti e io tanto lo faccio per quel tuo mio. Io non devo dire cosa mi sta ricordando il mio fiore. È meglio che non lo dico, guarda. Però ha una forma davvero fallica, per chissà cosa vuol dire. T'ha fottuto un altro pezzo di muro. Porca troia. E tra l'altro è pure incazzato. Tra l'altro li caga in giro dopo stendermi. Va bene. Tra 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, zong! Vabbè, niente. Ok, posatevi, posate le mani, non so come dire. Ho provato a fare qualcosa. Ok, la mia costruzione sembra un fiore che sta ballando il valzer, non vorrei dire, però va. Ciao Enderman. Ciao, Andy, lo chiamerò Andy. Ok, vediamo. Cavini, tira giù lo standard qua, come cavolo lo chiamiamo. Uno, via. Ok. È un fantasma! È un fantasma! Questo è il fantasma della fornace! Fa paura, devo essere sincero. Mi fa paurissima! Ci manca soltanto, guarda, ci mancano un po' il fumo attorno e sembra il fantasma dell'opera. Bene, Susti! È meglio il tuo, guarda! Beh, il mio è più colorato. Vai, sì. Susti, tocca a te! Eccolo qua, la mia opera d'arte! È un coniglio con le orecchie, eh! È un coniglio! Guarda, non l'ho capito voi la mia arte! Sì, sì, l'arte, mettila da parte! Picasso mi fa un baffo, Picasso proprio ti fa un baffo. Va, per favore, tira giù quell'orecchia. Veramente. Va bene, mi raccomando, scrivete nei commenti qual è la costruzione che vi piace di più. Ha fottuto un altro pezzo di muro. Va bene, lo stesso pezzo di merda. A me piace più quello di Cavini, purtroppo. Mi dispiace, quel coniglio lì mi piace poco. Resettiamo tutto e via con la prossima costruzione pazza. Ok, abbiamo resettato. Se questa è una pianta di fottere i blocchi, lo ammazzo, ma mi sta troppo simpatico Andy. E adesso dovrete fare la mia testa. Come? Dovrete fare la mia testa. L'ho scelto all'ultimo secondo perché avevo preparato un altro oggetto. Sono curioso di sapere come fare il testa. Possiamo vederla? No, perché perdete tanto tempo. Dovrete andare a memoria. Un po' e potrete usare stavolta, visto che gliela faccio difficile, tre oggetti: il jukebox, le foglie, non queste, le foglie del lock, che io in inglese non mi ricordo cosa vuol dire, le foglie del lock, della quercia, e il dispenser distributore.
distributore, sì, è vero. Perché ci odi? Perché, ah, ma lo sai che ti odio tanto. Quindi mi raccomando, preparatevi questi tre oggetti che dovrete fare la mia testa. In 3D o no, scegliete voi, vedremo. Magari la barba, fate la bella folta. Ok, siete pronti? No. Avete preparato gli oggetti? Ah, ecco. No. Allora, pronti? Partenza! Via! È comodo per me perché mi basta mettermi in F5. In F5 vedo quello che devo fare. Questa ci sarà da ridere assolutamente, sono sicuro. Dove avete ancora visto la mia? Questa ti giuro, non sicuro. Perché non hai visto quella di Suzzi, cioè. 10! È proprio scarso! 9! 8! 7! 6! 5, 4, 3, 2, 1, basta! Finite! Posate gli oggetti! Una, l'ultima cosa! No! Posa gli oggetti! Ancora. Allora, il mio non sembra come... che abbia fatto un intervento al lifting, perché non ha le gotine, non ha le guance, è magro magro, e con la bocca aperta così fa delle cose che è meglio non sapere. Bene, Cavini, facci vedere come sono bello, vai! Io sono curioso di vedere come Allora, sapete cosa sembra? È uguale, identico. Adesso vi metterò l'immagine davanti. Ha un robot della serie di Jetson, uguale. Gli occhietti sono identici, sembra un robot. C'ha gli occhiettini con i buchi. C'ha la barba, sembra una bocca. E tra l'altro è una bocca proprio, perché dietro non è così, quindi è una bocca proprio. E sembra pure un combattente, perché c'ha il caschetto. Non dico niente. Ok, ho fatto una descrizione lunghissima. Ok, Susi, tocca a te. Fammi vedere la mia bellezza. Non mi picchiare. No, tranquillo. Okay. Ok, questo qui, per fare le robe che doveva fare la mia immagine, questo lo fa tre volte insieme. Perché c'ha tre bocchette in bocca. C'ha tre bocchettine, quindi. Questo è un boss, secondo me, quei lavori lì. Praticamente è quello di Cavini, versione più piccola. E non lo so, non c'ho manco la barba, tra l'altro. Dov'è la mia barba? La barba dov'è? Dov'è la barba? E questa qui è la barba. Ma dov'è? È uguale, lo so, è tutto barba, non ho la faccia. È tutto barba. Non c'ha la faccia, è tutto barba. Ok, qui preferisco non dire nulla. Qui preferisco non dare giudizi, perché ma veramente. No, Davis ha preso Franco. No, ha preso Franco. Ok, meriti la morte. No, non ci ho preso. Merita la morte. Merita la morte, addio. Davis, potremmo fare. Pirla, hai messo la Sandstone, non lo sappia. No, non so, no, vabbè. Non cade quella. Vabbè, vado a spaccare. Va bene, mentre lui finisce di fare il muretto. Vi dico, quest'altro dovete fare, cavoli. Paurissima. Cosa? Ma lo sapete com'è? Non dovete avere paura. Sapete che io sono calmissimo. Lo sapete, no? Allora, per questa volta dovete fare una sfera poké. Oh, dei Pokémon. Una sfera poké. Dai, l'unica cosa, dovete farla tonda. Dovete fare una sfera. Non potete fare solo un'immagine piatta. Dovete fare una sfera. E potete usare anche qui tre oggetti, perché la sfera poké ha già due colori di suo. Quindi questa volta useremo ancora tre oggetti. E potete usare il calderone. Calderone. La redstone lamp. E la ghiaia. E la? Ghiaia. Pazzo maniaco. Pazzo maniaco. Allora, lampada, Davis. Lampada, ghiaia e calderone.
Questo già ride. Mamma mia. Io voglio vedere cosa tirate fuori. Ridiamo per non piangere. Io voglio vedere cosa tirate fuori. Va bene, e con il main in mano posso dare il conto alla rovescia. 10, via! Cos'era quel verso? E si è sentito un... Ah! Una palla. E siamo in un mondo di cubi, però. Sai com'è la vita? La vita è piena di momenti orribili. Che ci dico? Oh, la regia ha messo il video mentre stavo facendo dei lavori importanti. E non badate quello che stavo facendo. Bene, avete ancora 10 secondi. Cos'era quell'urlo da checca? Grazie a quell'urlo da checca avete guadagnato 5 secondi in più. Grazie. Prego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pip. Finito il tempo. Non ti assomiglia neanche un po'. La mia sembra un'urna funeraria. Vabbè, io te lo dico, sono già perso. Tra l'altro me ne sono accorto adesso che ho fatto pure i colori al contrario, tra l'altro. Ma io ho già perso. Tra l'altro, no, anzi, un pulsante rosso. Attenzione, attenzione. Ok. Cavini, fammi vedere la tua palla. Palla, ne ho un rettangolo, roba. Però cos'è sto roba? Dai. No! No, beh, no, aspetta. Devo dire che il bottone mi convince un casino, lo sai? Non è tonda tanto, vabbè, però non è così poteva perdere. Non è che può spar tanto, cioè però devo dire che non è così male. Allora mi ha già battuto. Che non è così male. Cioè, sai che io scommetto che, ecco, l'hai riempita con qualcosa, perché sennò non era fattibile. Certo. Ecco, io sono un Pokémon. Sempre voluto essere un Pokémon. Va bene. Sussicao. Mi fai vedere la tua palla? Torta, è un rettangolo. C'è uno che sorride. Sai cos'è? Aspetta, ce l'ho. Guarda, è un serpente con la lingua di fuori. Che fa... Sono un serpentello. Sono un casino, serpentello. Un attimo, tra l'altro, come cazzo è una cosa tonda così? Sembra... Cioè... Tipo un quadratino. Ma che quadrato? Ma sono una sfera poche tonda. Non ce l'ho fatta a fare la tonda. Vabbè. Sei crisi. No, non devo capire questa striscia che hai fatto. Cos'è? Perché non sono riuscito a finirla. Ah. Ok, se queste sculture vi stanno piaciute, mettete un bel pollice in su. Se non vi sono piaciute, non mettete il pollice in giù. Mi raccomando, condividetelo dovunque. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Certo. Perché il vostro sostegno, come dico sempre, è importantissimo. Scrivetemi qui sotto. Qual è stata la più bella secondo voi, chi ha vinto? Stavolta sono indeciso perché la seconda costruzione di Suzzi mi sembrava carina. A parte il serpentario. E poi tra l'altro lo vedo da questa direzione, sembra che abbia gli occhi in diamante. Sembra che c'ha dettagli. E niente, quindi mi raccomando, datemi consigli se volete per una possibile costruzione della prossima volta. Magari mi ispiro. Quindi mi raccomando, e posso dirvi che è finita! Entro dentro la sfera Poké! È finita, voglio entrare dentro la sfera Poké! Spacco tutto, voglio uscire, sono un Pokémon ribelle! Buonasera!